Claudio, com'è andata questa Via del Sale? Meraviglioso. Antonio Fontanelli è stato bravissimo. Elio non l'ho Montero, mai fatto, non lo conoscevo. Bellissimo la parte di montagna, un percorso magnifico. Poi a livello cicloturistico, queste fermate che abbiamo fatto sono state belle anche per valutare meglio anche il panorama. È stato bello anche quando siamo fermati a degustare i prodotti locali. Per due volte abbiamo fatto questo e questa è stata la cosa bella che capita di rado quando fai competizioni. Una via da consigliare a chi è appassionato delle due ruote? Beh, è una giornata relax, perché alla fine è una fatica piacevole, a meno personalmente, perché non tutti sono preparati e allenati, però non essendo una competizione, una gara, c'è più facile, più facilità anche a divertirsi alla propria maniera, perché poi alla fine ci si aspetta, quindi è bello arrivare anche tutti insieme. Ma adesso quando te la danno la cittadinanza onoraria a Sanremo? Saremo fatto già tantissime cose, questa mancava, però è particolare, bello perché bisogna provare un po' tutte le esperienze, questa qua in mountain bike, ma io in mountain bike ne ho fatto parecchio, mi piace farla, però partire da Rimini Piemonte e poi in mountain bike è una cosa particolare. Si potrebbe ipotizzare una versione competitiva di questa traversata? Vabbè, perché no? È una bella manifestazione, perché secondo me il percorso si presta a tutto, c'è salita, c'è discesa, c'è pianura. Potendo fare una gara, ovviamente facendo una gara bisogna anche fare più attenzione anche a chiudere magari alcuni tratti del percorso. Sono tratti un po', diciamo... Beh, normale, quando fai competitivo è più aperto, quando fai competizione bisogna stare attento a tutto, però si può fare sia che sia competizione che sia turistica. Sono due cose totalmente diverse, ma piace tanto la competizione turistica, cioè quella passeggiando, come piace quella competizione per fare un risultato. Però oggi credo che tanti hanno partecipato ed è notevole la partecipazione, perché essendo la prima, non essendo mai anche conosciuta, per me sono già stati tanti partecipanti.